È stato uno dei grandi padri del calcio italiano. È Fulvio Bernardini, giocatore, allenatore e giornalista, la cui carriera ha attraversato per oltre mezzo secolo la storia del campionato italiano. Romano Doc, nato nel rione Monti, come amava lui stesso rivendicare, Fuffo Nostro, così come lo chiamavano affettuosamente i suoi tifosi, iniziò a dare i primi calci a un pallone già da piccolissimo nella squadretta oratoriale dell'Esquiglia, nel ruolo di portiere. Lo notarono alcuni dirigenti della Lazio. Fulvio entrò così nella società dai colori biancocelesti, portiere della squadra dei Boys, con una maglia gialla e delle vere scarpe da calcio. Aveva 13 anni e mezzo. Subito conquistò il posto di titolare in prima squadra, ma in seguito a uno scontro in cui si ferì alla testa, il padre gli proibì di giocare in quel ruolo. E così il giovane Fulvio si spostò a giocare indifferentemente sia a centroattacco che da centromediano. Era il suo destino, perché nel ruolo di centromediano diventò uno dei più forti d'Europa. Lo chiamavano il Coda italiano, dal nome di un celebre calciatore ungherese. La carriera di Bernardini fu rapida e brillante, tanto da essere il primo romano convocato dalla nazionale. Era il 22 marzo del 1925 per l'incontro Italia-Francia. Le qualità del ragazzino romano fecero il giro dell'Italia calcistica e così nel 1926, per un ingaggio di 50.000 lire a stagione e l'iscrizione alla Bocconi di Milano, passò all'Inter di Cevenini. Dopo 2 anni però tornò nella sua città e diede inizio a un'avventura con la Roma, iniziata nel 1928 e durata ben 11 anni. Ma la storia di Bernardini calciatore coincide con quella di Campo Testaccio, di cui ne divenne ben presto una bandiera. Sui giornali sportivi la Roma veniva definita la squadra di Ferrari IV, il capitano, ma gli abitanti di Testaccio già cantavano Fulvio da Scola agli Argentini. Bernardini era dotato di un gran sinistro, ma non disdegnava il destro, era forte anche di testa, aveva un gran senso della posizione e preferiva un gioco tecnico piuttosto che di forza. E da allora per i tifosi divenne Fuffo Nostro. Sul campo faceva mirabilie e fuori c'era la Sora Angelica che si preoccupava di accudire i giocatori della Lupa. Bernardini era diventato una stella del pallone, un giocatore che a quei tempi già guadagnava tanto da permettersi un'automobile di lusso. All'anno